prima la demolizione di una sede comunista del Partito Comunista e poi lo trasmette anche su internet, su Facebook, perché per loro gli va bene. Questa estate hanno fatto un campo estivo, pensando, e ci sono andati in vari gruppi, bambini e ragazzi dai 6 anni ai 18. Un giornalista del Kirkpost, che è un giornale quotidiano in lingua inglese di Kiev, ha mandato un giornalista in questo campo, il quale poi ha scritto un articolo in cui si dice: dunque, in questo campo estivo si insegna ai ragazzi non a giocare alla guerra, a fare la guerra. Lo sapete da chi è gestito questo campo? Dal battaglione Azov. Il battaglione Azov fa come simbolo praticamente quello delle SS Das Reich, solo visto allo specchio, speculare, no? Speculare, dunque per 4 soldi, speculare, il simbolo nazista, il battaglione Azov quindi sta educando giovani ucraini all'odio anticomunista, all'odio soprattutto contro i russi. Ci sono state le foto che abbiamo anche fatto circolare di questi bambini, veramente, guardate, è tremendo, è straziante vedere dei bambini di 9-10 anni con la maglietta gialla, col simbolo della SS rovesciato e sullo sfondo il sole nero del misticismo nazista. E oltre che l'uso delle armi, l'odio viene inculcato ai bambini ucraini, l'odio, tanto che il Kiev Post a un certo punto interviene un articolo con le dichiarazioni che vanno da un ragazzino di 11 anni che gli dicono: ma te cosa pensi di questo campo estivo? Ah, bellissimo, bellissimo. Dice: ma cosa vuoi fare? Ma io voglio entrare nel battaglione altro. Dice: ma perché? Perché voglio ammazzare tutti i russi. Quindi noi abbiamo oggi nel cuore dell'Europa il risorgere del nazismo. Non sono chiacchiere, perché la NATO li utilizzano tutto, ci stanno facendo nascere il nazismo nel cuore dell'Europa. La spallata est ha visto una Russia che dava contro spallata, sanzioni contro sanzioni. Non li pagano gli Stati Uniti, perfino l'Espresso pubblicava poco tempo fa dei dati che testimoniano che l'interscambio delle maggiori società statunitensi con quelle russe non è calato e invece è crollato quelle delle piccole e medie imprese, comprese quelle italiane, nel commercio internazionale. Ci sono, non so, imprese agricole emiliane che hanno magazzini pieni di salumi o formaggi che non possono arrivare in Russia e ora naturalmente, come sempre avviene, cominciano le triangolazioni con altri paesi, eccetera. Ci stanno imponendo questo, ma non solo. A Trapani il Oshi, leader del quando hanno inaugurato la fase Livex, cioè quella dal vivo operativa della Trapani, hanno detto con molta chiarezza che oggi siamo in una situazione ancora più pericolosa, riporto frasi ufficiali, di quella della guerra fredda, l'hanno detto loro. Ancora per quale ragione? Perché la Russia si è annessa all'Ucraina, perché la Russia ora ci minaccia, perché rinasce il pericolo russo, sostituto, surrogato del pericolo sovietico, come ci hanno tenuto sul filo del rasoio dell'equilibrio del terrore per decenni. Ebbene, abbiamo le idee chiare su questo nei movimenti? Non mi pare. Perché io sento dire che, sì, è vero che mi dici che gli Stati Uniti sono imperialisti, e sono d'accordo. Sì, però c'è anche l'imperialismo di Putin, c'è anche l'imperialismo cinese. Permettete la mia personale opinione, che però non gira intorno alla parola. La Russia non è un paese imperialista. E va detto, dopo aver visto fallire diplomazie,
tutti i meccanismi legali, paralegali, eccetera, eccetera, tutto è fallito, perché ormai la potenza statunitense NATO ormai è abituata a mettere tutti di fronte al dato di fatto. Forza e ora sempre di più, 48 ore, nuova guerra, sbarco in Libia, attacco di qua, attacco di là, domani attacco all'Iran, eccetera. In una situazione sempre più pericolosa. La Siria, in Siria si è fatta la stessa operazione della Libia, si è tentata di farla, perché gruppi islamici finanziati, addestrati dalla CIA, nomi e cognomi, ci sono nomi e cognomi, sigle, precise, sono stati trasferiti in Siria, camuffati come ribelli. Il grosso dei ribelli cosiddetti siriani è composto da non siriani, ma sono foreign fighters, cioè provenienti da vari paesi, con larghissimi finanziamenti sauditi, naturalmente dell'Arabia Saudita e di altre monarchie del Golfo, ma sotto regia NATO. Lo stesso New York Times, che non può essere sospettato di essere anti-americano, ha dimostrato con un'inchiesta metodica fatta molto bene tutto un traffico di armi che addirittura dalla Croazia vengono portate in Turchia e attraverso la Turchia vengono portate in Siria. ISIS nasce da un coagulo di questi gruppi come Al-Nusra e altri, ma ISIS emerge. Ebbene, un caso solo per farla breve. Maggio 2013, il senatore McCain, che è repubblicano, va in missione per incontrare i ribelli siriani. Il senatore McCain però non ci va a titolo personale, ci va chiaramente come delegazione per conto dell'amministrazione di Washington. Incontra i ribelli siriani. Una televisione libanese viene ammessa a filmare, senza far sentire voci, il momento della riunione di McCain e altri statunitensi dall'altro esponenti dei cosiddetti ribelli. E la televisione viene chiamata dai ribelli che vogliono accreditarsi come esponenti di livello internazionale. Dopo, alcuni analisti ripensano alla cosa, ripescano il filmato della televisione albanese e prendono un fermo immagine. Il fermo immagine vede il senatore McCain che parla intensamente con un uomo che è lì seduto davanti, che lo ascolta quasi come dire per prendere appunti, e è lui che parla. Lo sapete chi è l'uomo lì davanti? È il califfo che aveva già fondato l'ISIS. E non mi spiegate perché la coalizione a guida USA che bombarda l'ISIS non riesce a scalfire questa forza dotata di mezzi, tra l'altro blindati moderni, armi moderne, eccetera. E centinaia, ci sono documentazioni di foto satellitare, centinaia e centinaia di camion in colonna, uno dentro l'altro, entrano attraverso la Turchia fino ai centri di smistamento dell'ISIS senza che un aereo li vada a colpire. Oppure vanno a demolire uno dei monumenti tranquilli con i bulldozer, un terreno brullo, e nessuno li va a bombardare. Cioè, ci viene qualche dubbio a questo proposito, ma a questo punto c'è la mossa, chiamiamola in maniera giornalistica, come hanno detto, ma non è così di Putin. Bene, parte la Russia su richiesta del governo siriano e comincia a colpire davvero l'ISIS. E questo spiazza totalmente l'Alleanza Atlantica, spiazza totalmente la NATO, tanto che una delle accuse che ora viene rivolta alla Russia, l'hanno fatto anche da Trapani, è che la Russia è intervenuta in Siria per aiutare Assad. Perché è chiaro che bisogna andare in Siria per abbattere Assad e quindi aprire la via poi a quella che è la storia libica per noi. Non solo, ma per terminare, l'asse strategico USA-NATO
si sta sempre più spostando verso est, cioè in pratica nella regione asiatica. C'è la Cina che apparentemente relativamente defilata dalle situazioni che stiamo descrivendo rispetto alla Russia, ma che sempre più si è ora coordinata con la Russia. Grandissimi accordi economici, non solo politici, militari, anche momenti simbolici, cioè una rappresentanza delle forze armate cinesi sfila al 70° della vittoria a Mosca, viceversa truppe russe sfila a Pechino, eccetera, e sono anche questi segnali che stanno cambiando la forza. Gli accordi economici poi sono più vasti, includono i BRICS, non sono democrazie estremamente, cioè l'India per esempio, ma sicuramente rappresentano forze che oggi stanno rifiutando il mondo unipolare che vogliono a Washington, e vogliono un mondo multipolare. E quindi, non so, stanno già attuando la de-dollarizzazione di certi settori di scambi commerciali. Guardate, un colpo ferale al predominio statunitense. Si compra il petrolio o altro pagando in rubli o yuan cinesi o altre monete e non in dollari, e gli si leva di mano la capacità di dominare l'economia mondiale con i dollari che sono cambiati in bianco ma non coperte, no? Cioè questa è la vera. Quindi siamo a questo punto in un scenario molto vasto, ma che è allo stesso tempo eterno, pericoloso, ancora più pericoloso, perché nel momento in cui entrassero direttamente in conflitto le spinte che vengono da un est che va molto al di là della Russia, della Cina, di potenze che vengono chiamate emergenti, e dall'altro Stati Uniti e le vecchie potenze che ancora vogliono, giocando